Ciao a tutti i fan della pagina dell'Orto Dio, ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi, il contadino raccoglitore. Ci troviamo all'Orto Dio nella serra slash casa degli ospiti, dove siete tutti invitati a venire a passare una bella vacanza in mezzo alla natura, seguendo però le regole etiche dell'Orto Dio. E stiamo andando avanti col nostro orto estivo. Ah, volevo ringraziare tutte le persone che mi stanno ordinando le cicorie, le biedere e altre erbe selvatiche. E, è un bellissimo lavoro poter raccogliere e coltivare cibi biologici per le persone, quindi vi ringrazio. Tutti quelli interessati possono andare sulla pagina Facebook dell'Orto Dio dove trovano il listino. Allora andiamo avanti con l'orto estivo. Ci abbiamo avuto i nostri primi risultati perché le zucchine sono spuntate, sono cresciute, noi le abbiamo trapiantate, sono belle, stanno bene. È normale che non stanno in piedi, le zucchine camminano a terra, quindi se non le vedete in piedi è normale, ma le abbiamo appunto trapiantate. Il trapianto è il momento più traumatico per una piantina, quindi bisogna farne meno possibili, bisogna saperli fare. Il terriccio deve essere non troppo asciutto e non troppo bagnato da 1 o 2 giorni, diciamo. E il trapianto va fatto in questo modo: con una mano capovolgiamo, con l'altra mano mettiamo a protezione per tenere la zolletta e per proteggere la pianta, in questo modo. E quando ci avremo la zolletta in mano, dovremo fare attenzione a non farla rompere, perché le radici sono la parte fondamentale della pianta. Se tu alla pianta gli tagli la testa, ne rimette due, ma se gli rovini le radici, la pianta soffre e muore. Quindi dobbiamo prestare molta attenzione alle radici nel trapianto, abbiamo anche messo le micorrize sempre per le radici e dobbiamo fare attenzione perché una volta che il vaso è pieno di radici, la chioma della pianta generalmente non può diventare più grossa della chioma delle radici. Quindi voi vedrete tante piante in vaso che soffrono proprio perché hanno semplicemente il vaso stretto, vedrete che la chioma è grossa quanto il vaso e quelle hanno smesso di crescere. Il metodo per fare i bonsai è tenere una pianta in un vaso piccolo. Quindi noi invece stiamoci attenti, cerchiamo di usare sempre un vaso delle dimensioni adatte e quello che faremo adesso è mettere le zucchine un po' al sole, perché oggi è una bella giornata di sole, la temperatura ce lo consente, attenzione alla temperatura se fate questa cosa, ma crescendo sotto la lampada dopo si brucierebbe direttamente al sole. Quindi la facciamo un pochino abituale, le facciamo stare qualche ora al sole, io adesso le porto di fuori e oltre alle zucchine sono spuntati i cetrioli. Abbiamo sempre l'umidità altissima, abbiamo sempre la temperatura intorno ai 20 gradi, 20 gradi precisi. Ecco qua, infatti, se vedete c'è un cetriolo che è spuntato, quindi mo andremo avanti. Siccome il meteo ha detto che è in arrivo il freddo, allora aspetteremo per trapiantare le piantine all'aperto, li terremo qui sotto le finestre, sotto le lampade, casomai costruiremo una serra. Niente. Questa piccola lezione, è finita, vi saluto, vi invito tutti quanti a ricominciare a coltivare le piante, andarle a raccogliere, quelle spontanee, o se no a chiamare a me. Ciao belli, buona giornata.